Ciao a tutti, bentrovati, come state? Oggi video chiacchiericcio, faccio un po' un recap di tutto quello che ho fatto, che ho lavorato all'uncinetto in questo periodo. Non volevo lasciarvi senza un video perché se inizio a perdere il ritmo, poi è finita. Allora, una cosa che non vi avevo fatto vedere, ma solo di sfuggita, è sicuramente questo maglione, che è la maglia del corso. Che ci sarà, spero, a gennaio, non mi hanno ancora confermato, e poi vi aggiornerò. Avvicino magari un pochino per far vedere il punto. Non è il punto dello scaldacollo color pistacchio, color verde acido che c'è sul canale, il tutorial che ho fatto, se volete andarlo a vedere, è un altro tipo di punto. Diciamo che è sempre onde, quindi è simile, però ho utilizzato delle maglie diverse, di numero di punti diversi e degli incastri diversi, perché appunto mi piaceva di più questa fluidità. Poi appunto non essendo un collo piccolo che aveva comunque bisogno delle righe accorciate per essere lavorato in orizzontale, aveva quindi bisogno di un certo numero di maglie. Questi invece sono dei pannelli molto grandi, quindi insomma ho potuto, diciamo così, più liberamente scegliere la trama. E questo è quello che mi piace di più. Però sicuramente avrò occasione di parlarvene più avanti quando sarà. Di questo punto e di questo stile, diciamo, ho fatto anche lo scaldacollo bianco che vi avevo già fatto vedere. Al momento non ho qua, però è praticamente un tubo ed ha la stessa trama, che sempre farà parte del corso. Dunque, cosa ho lavorato in questo periodo? Se avete visto i video precedenti non ci saranno tantissime novità, però era per farvi una carrellata e farvi capire un attimo qual è il mio mood in questo periodo. Dicevo appunto che non avevo lavorato tantissimo perché da settembre mi ero incastrata in questa maglia che ho chiamato Lucertola. Un po' per il verde, un po' per la sua trama, un po' perché non mi piace il nome Lucertola e perché questa maglia mi ha un attimino stancato, devo essere sincera. Ha il sottomanica con le righe accorciate e anche la manica va dalla più larga, da sottomanica, fino al polso e si stringe. E appunto, dato che dovevo fare delle prove per poi inserire nel corso queste tecniche ho dovuto farle in modo tale che non sia difficile spiegare, non sia difficile farle, ma che siano comunque delle tecniche corrette e che rifiniscono bene, bene il capo, insomma. Perché fare qualche giro accorciato così, senza uno schema e una modalità di calcolo, ha poco senso. Sì, magari restringi un po' la manica, però poi ti rimane sempre larga e non viene della lunghezza e il polso stretto, poi come lo vogliamo. Quindi, come dicevo già, l'ho rifatto e strafatto più volte, cioè non il maglione, la manica, non so perché io di queste maniche ne ho fatte veramente tante, però un conto è lavorarle così per me e un conto è far sì che diventi uno standard, una modalità, una chiamiamola tecnica, anche se vabbè io non è che sono in grado di creare io una tecnica, ma una mia modalità per poterla lavorare in modo magari anche un pochino complesso, ma non complicato, ecco, non con gli accrocchi. Mi sono divertita ad aggiungere dei tocchi di colore perché il mio mood di questo periodo è il tocco di colore. In realtà la scelta di mettere i tocchi di colore lo sapete perché io amo le cose colorate, ma non sono in grado proprio di fare gli abbinamenti in modo giusto e quindi tenere un colore solido e aggiungere poi dei tocchi di colore sfumati o comunque di un altro in contrasto mi viene ovviamente più facile, come a tutti immagino. Questo non l'ho detto, è sempre lavorato in orizzontale. Molti di voi mi avete chiesto come fare questo punto. Allora, non è niente di difficile, cioè è l'alternanza di tre maglie bassissime e tre maglie basse, e il giro successivo fate il contrario, quindi viene questa specie di nido d'ape. È un maglione abbastanza, cioè non è pesante, però è un pochino tridimensionale perché comunque non è leggerissimo. Perché c'è la maglia alta che comunque rende tridimensionale il tutto. E però appunto è proprio lo scopo di questo punto. Io l'ho visto fare in Instagram con alternanza di 5 e l'ho visto fare su un canale che mi ha segnalato una di voi.
non so se si chiami Luana Dolci Riflessi, lei ha proprio fatto un maglione, lavorato così in orizzontale, mi sembra. Quindi secondo me potete andare a vedere il suo canale. Se riesco e lo trovo subito, ve lo linko qua sotto il video se ho tempo. Anche ecco, lei però ha fatto l'alternanza 4-4, se non sbaglio. Vi linko se lo trovo anche quello su Instagram che ha fatto l'alternanza 5-5. Io l'alternanza l'ho fatta 3-3, ma veramente appunto uno può alternarne anche 6, quante ne vuole. Ecco, forse con l'alternanza più lunga viene un pochino più fluido, può essere più drappeggiante. Ma poi insomma dipende anche tutto dal filato. Il mio è un cotone lana e quindi è molto sportivo, ecco. Il colletto l'ho fatto semplice perché avevo già esagerato quei dettagli, ma poi soprattutto non ne potevo più, dovevo finirlo assolutamente e quindi va bene così. Poi tutto è partito appunto da essermi stancata di fare questa maglia. E ho detto no, devo un attimino stopparmi e lavorare qualcosa di più sciolto. Faccio uno scaldacollo e lo faccio in verticale, cioè in top down. E quindi ho iniziato con questo. Questo è stato il mio primo e sono stata contenta perché mi è venuto bene con questa trama che io amo particolarmente. Mi piace farla, ma soprattutto mi piace il risultato. Il bordo è fatto in piano in orizzontale, poi ho ripreso le maglie in tondo e l'ho lavorato in tondo. Ovviamente si può fare subito il bordo in tondo. Uno può fare un qualsiasi bordo, anche senza bordo volendo, fai le catenelle e poi inizi subito col punto, veramente, oppure fai una cord in base alle preferenze, perché c'è chi non ama fare questo tipo di righe orizzontali avanti e indietro. Per esempio, a me non piace, nel senso, mi piace se il pannello è lungo. Perché a me piace tantissimo lavorare a maglia bassissima, cioè mi rilassa davvero tanto. Ma quando sono così corte, come può essere un bordo, che devi continuamente girare, girare, avanti, indietro, non mi piace tanto. Però, insomma, un bordo lo si fa anche abbastanza velocemente. Poi ho continuato, quindi lo sfumato iniziava dal grigio, andava tipo al bruciato e poi arrivava al viola. Poi c'è proprio il viola viola che però io ho utilizzato per fare i dettagli, questi qua, della maglia verde. Quindi poi ho cominciato dal centro, anziché era una cake, e ho fatto che questo. Più lungo, sono andato un pochino più giù dalle spalle e diciamo che ho lavorato una diversa alternanza di aumenti, alternanza di numeri di righe senza aumenti rispetto a quelle con aumenti, ovviamente. Quindi poi mi sono presa bene questa cosa, non volevo iniziare nessun altro, avevo dei filati a casa da terminare, ho detto andiamo avanti. Questa è una cappetta, l'avete già vista, sempre con filato sfumato, e questa è quella più grande che ho fatto, che io chiamo anche stola, perché volendo scende giù dalle spalle. Come vedete il rosso è lo stesso, anche se qui gli ho messo, sì, anche con il blu, anzi il nero e il rosso, gli ho messo in tutti un filo di mohair blu scurissimo, quindi ovviamente ha smorzato il rosso e l'ha reso un pochino più spento, ecco. Ma questi li avete già visti. Quindi sono passato e ho detto, vabbè, ma facciamo anche un cappello. E ho fatto questo cappello semplice. Ho voluto poi giocare un po' anche con il colore, ma vabbè, sono degli esperimenti. E questo l'ho fatto sempre in tondo perché è come uno scaldacollo, ovviamente, facendo il bordo in orizzontale e lavorando senza aumenti. E poi, arrivato alla corona, ho iniziato a diminuire in tondo con degli aumenti regolari, semplicemente, né più né meno. Poi mi è venuto invece in mente di fare questo, probabilmente l'avete già visto sugli altri social o anche qui su YouTube ho fatto degli shorts. Questo scaldacollo cappello, anzi il primo che ho fatto è questo, andiamo in ordine, quindi disfiamo e ovviamente è uno scaldacollo. Lo provo per chi magari non ha avuto modo di vederli. Così. O se si preferisce anche al contrario, perché no? E poi il cappellino. Questa è la versione col bordo giallo, ovviamente.
Mi si è incastrato. Ma con il doppio bordo. Col bordo piegato, se appunto si preferisce farlo così. Proviamo anche questo. Per fare una seconda versione del cappello, a seconda di quello appunto che si preferisce. Ovviamente i colori possono variare. Può essere anche tono su tono, quindi ci sarà una differenza minima. Si può fare il bordo di un colore, il cappello, il centro del cappello di un altro e la corona di un altro ancora. Veramente ci si può sbizzarrire. Dunque, mi avete chiesto, io di questi scaldacollo 1, 2 e 3 ho fatto un modello, ho fatto un pattern su Ravelry che però riprende appunto gli schemi di questi tre. Ma oltre agli schemi, io ho registrato dei tutorial. È un tutorial unico che poi ho spezzato in 5. Avete sia la versione intera completa che spezzate in 5, perché ovviamente potreste aver bisogno di vedere solo una parte. Quindi ho parlato prima del bordo, poi ho parlato del punto, poi degli aumenti, poi del bordo alla fine, poi un video di presentazione dove ho spiegato bene la costruzione, come intendevo farlo, per cui avete la possibilità di capire bene come è formato e come si lavora questo. Perché? Perché l'idea non è quello di prendere la mia stessa lana, prendere lo schema e farlo identico. Non ha senso. La mia idea era di darvi una ricetta, un mini mini corso, di dire io l'ho lavorato così, vi faccio vedere come l'ho pensato, come si può fare, ma soprattutto fate le mille vostre varianti. Con i vostri filati, perché davvero io questi filati li ho utilizzati non perché rendono il meglio con questo punto, con questo filato, qui rende al meglio tutto. Io l'ho fatto perché ce li avevo in casa. Ovvio, se adesso voglio pensare di farlo in un certo colore, di una certa lana, infatti sto pensando di farlo qualcosa per le feste, allora lì andrò a cercare il filato che secondo me è più adatto. Però davvero qualsiasi filato, anche di cotone, fine, grosso, colorato, sfumato, dovete decidere voi, in base ai gusti, ma soprattutto in base a quello che avete già, perché io sono sicura che dei gomitoli singoli, tristi, che hanno voglia di essere accoppiati o triplicati, ne avete tanti. E per fare questo, non c'è niente di più facile che non fare quegli scaldacollo. Cioè, mentre questi scaldacollo hanno il bordo, lavorate le prime due righe del punto e poi iniziano gli aumenti, con questo semplicemente è lo stesso schema, ma poi non vengono lavorati gli aumenti. E quindi vai giù a tubo, il classico tubo. Quindi fare uno schema anche di questo, non so, o lo faccio e lo allego a quell'altro in modo tale che avete anche questo, quasi quasi potrei integrare quell'altro modello in modo tale che chi già ce l'ha può anche vedere questa versione se magari non vede i miei video. Potrebbe essere un'idea. Come fare il bordino così? C'è il video sul mio canale, due o tre video precedenti, quindi lo potete già vedere. Potrei farvi un video come fare questo bordo, che però non è niente di difficile, sono delle maglie basse girate intorno e poi cucito doppio e infilato il cordino. Vabbè, il cordino l'ho infilato in un certo modo e anche questo l'ho cucito in un certo modo, quindi potrei fare eventualmente, se vi interessa, il tutorial di questo, in modo tale che qualsiasi scaldacollo che fate con i vostri punti, quello che preferite, basta che sia un tubo, con il bordo che preferite, non dovete avere per forza il mio schema, insomma, potete aggiungergli questo tipo di bordo e farlo diventare un cappello. Possiamo fare così. Ecco, una cosa che non ho detto perché non sono riuscita ancora a fare le foto, mia figlia non è mai disponibile, lei ha i capelli lunghi, può fare la coda, in questo modo la coda può uscire dal cappello a chi piace, insomma, questa una versione di questo tipo. E vediamo, dai. Poi, non contenta, ma ancora prima del cappello, a dir la verità, ho fatto appunto questo maglione, che è la versione dello scaldacollo, allungando, separando le maniche e continuando a lavorare. Non ho poi fatto aumenti e diminuzioni sulle maniche, né aumenti né diminuzioni sul corpo. Anche questo l'avete già visto probabilmente e rivisto, e quindi insomma magari vi rimando agli altri video se vi interessa. Allora, vi dicevo che di ricerche non avevo fatte molte, ma per fortuna ci siete voi, nel senso che io ringrazio tutti quelli che mi mandano suggerimenti, mi mandano magari dei link ai video perché trovano delle cose carine e me le condividono. Quindi io in questa occasione ringrazio K che mi ha fatto vedere un video
chi ha scoperto questa tecnica di lavorare con due uncinetti ed è una cosa sorprendente. Aprirò una rubrica cose sorprendenti. Ovviamente sono sorprendenti per me, che non conoscevo questo tipo di tecnica, magari voi invece le conoscete già, però già avevo pubblicato su un video una cosa sorprendente, che era la maglia rasata che viene proprio perfetta se si lavora con due colori con la maglia bassa, poi l'altro colore si sfila. Vi lascerò qua il video se vi può interessare. E questa è un'altra cosa sorprendente. Guardando l'effetto viene tipo uncinetto tunisino e quindi è molto bello perché io non ho mai lavorato l'uncinetto tunisino, ma spessissimo guardo i video dove li vedo lavorare perché creano delle trame meravigliose. E questo lavorare con due uncinetti mi ha fatto pensare all'uncinetto tunisino, ma ovviamente lavorandolo, cioè mi ha fatto pensare all'uncinetto tunisino come trama, ma lavorandolo appunto con due uncinetti, quindi con questo modo diverso. Quindi io ringrazio Katia e questo è bello perché appunto magari non ho tempo io di fare le mie solite ricerche, ma ci siete voi, insomma. Ho ricevuto tanti suggerimenti riguardo appunto a questa maglia e come risolvere determinate cose, perché ho parlato appunto della difficoltà dell'alzata, nel senso che questo è stato lavorato in tondo senza alzata. L'ho lavorato in tondo senza alzata perché non volevo concentrarmi su altre cose se non trasformare lo scaldacollo in maglia e riuscire a calcolare bene sottomanica e l'alternanza dei punti, quindi non avevo voglia di pensare ad altro. Poi lo scaldacollo già ce l'avevo come modello, non volevo aggiungere. Però in generale come si fa a trovare e a fare un'alzata in un capo in tondo? Allora, ci sono vari modi. Nella maglia è più facile, nel senso che i punti che fai al ritorno, nelle righe di ritorno, quando fai le righe accorciate, puoi farli identici in modo tale che sul davanti appunto sono identici, c'è il diritto e il rovescio diventa il diritto sul davanti, la classica maglia rasata per esempio, ma anche tutti gli altri punti, qualsiasi trama scegli, puoi replicarla tornando indietro. Cosa che non succede per l'uncinetto. Per l'uncinetto, quando torni indietro, il punto è diverso. Quindi, come si può fare? Una scelta è quella di far sì che il punto sia diverso e volerlo diverso, quindi poi scegliere anche un punto che ci possa star bene e che si crei dopo il collo, ovviamente. Magari, io adesso ve lo faccio vedere qua davanti, ma intendo dietro, una lunetta. Come un piccolo sprone, una lunetta dei giri avanti e indietro che ovviamente si vedrà e che rimane tra virgolette decorativa. Oppure si possono utilizzare le maglie inverse, nel senso che prese in costa davanti o dietro inversa e far sì che il punto sia molto simile se non uguale ai giri di andata e stessa cosa con i giri di ritorno. Io non ho ancora provato con maglie basse, mezze maglie alte, quei punti classici a farli inversi, l'ho solo provato con la maglia bassissima. Non sono sicurissima che vengano perfettamente uguali, bisognerebbe provare. Un altro metodo è quello che torni indietro con la maglia bassissima e quando ritorni con la riga diritta te la mangi nel punto, no? E potrebbe essere un buon risultato, ovviamente il punto potrebbe comunque rimanere un pochino più spesso. Un'altra idea per la maglia, i ferri dell'alzata è quella giapponese, cioè di alzarla qua sulla schiena, ma appunto all'uncinetto quando torni indietro è diverso. Quindi avere diverso proprio qua a metà schiena. Allora, o si decide che lo si vuole così e quindi lo si fa di trama diversa, di colore diverso e poi lo si riprende in qualche modo anche davanti piuttosto che qualche decorazione, o insomma, bisogna decidere. Se lo vogliamo fare, che sia ben visibile, altrimenti se lo vogliamo fare nascosto, si vede. Un'altra idea che mi ha dato una di voi è quella di lei aveva visto forse un tutorial di fare le maglie dietro un numero maggiore del collo rispetto alle maglie davanti. Però io direi quasi il contrario, cioè le maglie dietro devono essere meno rispetto alle maglie davanti. Però anche qua, ditemi voi se l'avete provato, con l'uncinetto però, perché con la maglia ai ferri praticamente si può fare tutto. Se affronterò dei maglioni top down, mi concentrerò magari un po' di più anche su come risolvere questa cosa dell'alzata.
Intanto aspetto sempre i vostri suggerimenti che poi io riproporrò agli altri o in video o con gli shorts di YouTube o su video brevi e che è ancora più immediato e più facile sugli altri canali. E oggi mi fermo qua, mi ha fatto piacere farvi un saluto e veramente non dobbiamo prendere il ritmo, sennò qua io arrivo a Natale e non ho ancora registrato. Vi saluto, a presto, I love crochet!